Ciao a tutti, ben ritrovati. 29 gennaio, mercoledì 29 gennaio, nuova puntata di Good Morning Milano. Come di consueto questa nuova stagione, eccolo, vedete qui di fianco a me, apriamo con l'indice di qualità dell'aria. Quest'oggi un po' è migliorato rispetto ai giorni scorsi, ma siamo ancora insomma su zona arancione, 140, qualità dell'aria mediocre. Ricordiamo, vediamo appunto la scala di questo indice, che parte da buona, da 0,50, per poi diventare discreta, mediocre, inquinata, come era fino a ieri. Quest'oggi appunto ci ritroviamo a un livello di 140, che è appunto un livello indice tra i vari rilevamenti dei vari PM2,5, PM10, insomma le varie sostanze nocive nell'aria, che ci dice che appunto 140 qualità dell'aria mediocre. Terremo sempre monitorato, perché è importante per il Milano News farvi sapere questo dato tutti i giorni. Quest'oggi però parliamo di tutt'altro, anzi parliamo di un luogo in cui si può tirare un bel respiro, perché si respira una bellissima e buonissima aria, perché parliamo di teatro e parliamo del Teatro Gualella. Buongiorno Roberto Fantucci. Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti. Buongiorno Bob, grazie mille di essere qui ancora con noi a raccontare per l'ennesima volta, siamo ben felici di raccontarla sempre questa storia, del Teatro Gualella, che è un teatro che è ritornato in tutti gli effetti nei teatri milanesi, e terza stagione quest'anno ormai. Terza stagione. E queste qui, nei prossimi giorni, proprio questo weekend che sta arrivando, insomma, fate anche le cose in grande. Sì, abbiamo questo evento che parte venerdì, sabato e domenica. È uno spettacolo che arriva da lontano, come si dice, che avete avuto la fortuna e avete avuto anche insomma, siete stati anche coraggiosi nel dire vogliamo portarcelo al Gualella, e il coraggio non è mancato. No, il coraggio non è mancato, è un po' una sfida che il Teatro Gualella e i nostri amici che ci seguono vedranno. È una sfida perché rappresentiamo un musical, Murder Ballad, che è un musical che arriva dall'America, rappresentato più volte in Italia in questi giorni, e a Milano approda al Teatro Gualella. Murder Ballad, arriva appunto, dicevi, è stato Broadway, è stato un po' ovunque, finalmente anche a Milano e al Teatro Gualella. Cosa significa per voi avere un spettacolo però del genere? E che spettacolo è? Allora, è uno spettacolo, come dicevo, un musical che tocca più centri di interesse, innanzitutto le donne, la violenza sulle donne, le donne nella loro vita quotidiana, e chiaramente segue tutta una specie di filone, in effetti diciamo che è un giallo. Il fatto di averlo portato al Teatro Gualella, come dicevamo, è una sfida che noi abbiamo voluto accettare, e vedremo come andrà, insomma. Vero è che arriviamo a contatto con delle persone che sono professionisti anche a un grosso livello. Grande professionismo. Ricordiamo sempre che il Teatro Gualella è gestito con grande professionalità dai volontari del Teatro Gualella. Certo. Le compagnie teatrali però sono quasi sempre tutte compagnie semiprofessionistiche, diciamo, se non professionistiche. Sì, giusto? Con l'andare degli anni ci siamo un po', esatto, siamo partiti da professionisti, amatoriali, per trasferire sempre di più, trasferirci sempre di più verso i professionisti. Questa volta parliamo di grande professionismo. Sì, l'attrice principale Arianna Bergamaschi, che immagino, penso, suppongo tutti abbiate visto nelle campagne pubblicitarie che stanno facendo sulle reti nazionali in diverse trasmissioni, seguita anche da altri, Ario, il cognome io lo conosco come Ario, e quindi... che non è il nostro Ario, non è il nostro Alessandro Rienti Ario, non è il nostro. No, si chiama Ario, so che stasera verrò punito da lui perché mi sono bellamente dimenticato il cognome, quindi
professionisti a livello veramente importante. Adesso comunque poi vedremo anche appunto la locandina dello spettacolo, che ricordiamo bene Bob, quando va in scena. Va in scena giovedì, venerdì, sabato e domenica. Fra l'altro seguiteci sul sito, perché affiancato alla manifestazione del musical che verrà fatto, gli spettatori potranno anche seguire un po' di backstage mentre si preparano per entrare in scena. Quindi qua stiamo vedendo la locandina con gli ottimi e professionali e bravissimi attori che andranno appunto in scena questo giovedì, venerdì, sabato e domenica. Domenica sempre alle ore 21 e domenica alle ore 19. Ah, 19, ok, domenica come sempre si anticipa un po'. Sì, perché la domenica poi dopo è il giorno prima del lunedì e quindi lunedì il teatro sempre. No, lunedì il teatro. Beh, da noi lunedì parrucchiere, teatri chiusi, sembra così, no? Diciamo che viene usato per le prove, di solito il lunedì per il montaggio e smontaggio. Quella di appunto questo weekend è un evento, diciamo, fuori cartellone, però. Sì, un evento fuori cartellone. Il cartellone invece del Teatro Guanella, e lo possiamo vedere, è un cartellone che è partito quando? È partito il 26 di ottobre. Ecco, perché qua possiamo vederlo, appunto, quelle grigie sono quelle già andate. Esatto. Ma nonostante siamo a metà, proprio praticamente, metà giusto del cartellone, ce n'è ancora tanta. Sì, ce n'è ancora tanta e varia, variegata, quindi prosa per adulti, prosa per bambini, i soliti musical e anche dei concerti un po' particolari. Cosa avremo quindi nel prossimo futuro? Beh, il primo evento dopo Murder Ballad è sicuramente la compagnia stabile del Teatro Guanella, che è la compagnia Dupré 19, che rappresenterà e metterà in scena Un giardino d'aranci fatto in casa di Neil Simon, un testo abbastanza conosciuto e sconosciuto. Conosciuto perché esiste anche una versione cinematografica con Walter Matthau, sconosciuto perché è un lavoro che non viene portato tantissimo in scena. Mi dicevi fuori onda prima, un lavoro non semplice però da preparare. No, non semplice, i personaggi in scena sono solo tre, un padre che non vede la figlia da 16 anni, una compagna del padre. Il padre è un orso, sostanzialmente, diciamo la verità, è un orso, si trova in Non lo fa Bob, se mi state chiedendo questo, nonostante... No. Io ci sono arrivato vicino un po' di anni fa, poi la commedia è stata interrotta perché ci sono stati altri problemi. Però sì, è un orso che si vede piombare in casa senza nessun preavviso questa figlia, una ragazzina molto, molto decisa, con le idee abbastanza chiare, nello stesso tempo con l'insicurezza di un adolescente. E c'è tutto questo lavoro di conoscenza fra padre e figlia. Il tutto che alle volte assomiglia un po' a un match, perché si avvicinano, poi si allontanano, poi si avvicinano, poi si allontanano. Il tutto è scandito da questa figura che è la compagna del papà, che è una signora di una certa età, chiaramente, che fa da ago dalla bilancia, cerca di tirare la figlia dalla parte del padre, il padre dalla parte della figlia, facendo capire le esigenze dei singoli personaggi, ma soprattutto anche lei cerca di chiarire il suo rapporto con il padre, quindi con il compagno, il padre della ragazzina. Questo mi permette di dire che è un bellissimo testo, perché tocca tutta una serie di argomenti molto attuali, ma ecco, è un po' meno divertente dei soliti che facciamo, ecco, questo che volevo dire. No, beh, insomma, fa capire anche la grande però bravura della vostra compagnia nell'anche preparare dei testi un po' più difficili, certo, più complicati, ma comunque poi sempre fruibili dal grande pubblico che viene al Guanella.
Dopo cosa abbiamo? Cosa ti piacerebbe appunto raccontarci oggi? Quali sono gli spettacoli su cui vuoi mettere l'accento? Direi brevissimamente i concerti, perché i concerti abbiamo un omaggio a Ornella Vanoni, un concerto non solo jazz e dintorni, Qua stiamo vedendo la candela dell'omaggio a Ornella Vanoni. Volutamente chi l'ha preparato, chi l'ha progettato, chi lo metterà in scena fa veramente questo omaggio alla tutta la carriera di Ornella Vanoni. Poi magari possiamo andare in sequenza così, sì. Subito dopo Mamì abbiamo Mary Poppins, che è uno spettacolo chiaramente per bambini, difatti avverrà la solita domenica alle ore 16. E quindi, visto che a Milano Mary Poppins non ritorna più, noi puntiamo al fatto che la gente che voleva vedere Mary Poppins venga al Teatro Guanella. Poi il 22 di febbraio invece abbiamo una prosa per adulti importante, Relier, fatto sempre preparato e messo in scena da una compagnia che 2 anni fa ci ha fatto Il malato immaginario. Non Il malato immaginario, un altro, adesso non me lo ricordo. Abbiate pietà e l'età, scusate, ma... Ne hai così tanti popoli, non so che io mi fai il contatto di tutti, effettivamente. Cioè. No, è che ogni tanto perdo quelli indietro. Comunque la compagnia è la stessa, che presenta Relier. Poi ritornano i soliti amici della Compagnia dei Cuori con le Ali per i bambini, con La Bella e la Bestia, che hanno già fatto l'anno scorso, ma visto il successo lo ripresentano. Vediamo che la Compagnia appunto Cuori con le Ali è un po' la seconda stabile, quasi, per dire, no? Nel senso che avendo una collaborazione molto longeva e durante l'anno più di una volta appunto portano spettacoli all'interno del vostro teatro. Per adulti, per bambini, hanno appena fatto Polianna, che è uno spettacolo chiaramente più per un pubblico adulto, ed è stato un lavoro diverso da quelli che loro hanno sempre fatto. E quindi è stato carino anche questo. Sì, noi con i Cuori con le Ali è un rapporto che va avanti da 2 anni, 3 anni, e pensiamo veramente che poi vada avanti anche l'anno prossimo per la quarta stagione. Perché infatti lo ricordiamo, adesso siamo quasi in chiusura, questa è la terza stagione del Teatro Guanella dopo appunto. Teatro Guanella è rimasto chiuso per quanti anni? 15 circa. 15 anni di chiusura, 15 anni di un vuoto vero e proprio nella città di Milano, che grazie a Bob e a tutti gli altri volontari del tutti e 30. Guanella, tutti 30, insomma, parliamo anche di un numero bello, sì, considerevole, davvero, di persone che ci mettono anima e cuore e corpo e fatica e passione, però. E gioia, perché e veramente si divertono tantissimo. Sì. E grazie a questo divertirvi ci date a noi però la possibilità veramente di avere un altro luogo importante di cultura, fuori anche, viene da dire, dai soliti luoghi di cultura, insomma, che tutti bravi ad andare a quelli grossi, teatri, insomma. E quando poi bisogna andare in quelli più piccoli, che non per questo siano meno di qualità, poi, perché infatti poi si scoprono veramente dei grandi gioielli nei teatri, certo, come Guanella. Prossima stagione, quarta stagione. Ci stai già lavorando? Sì. Quando è che inizia? Stiamo già lavorando adesso. Adesso abbiamo fatto una riunione ai primi di gennaio, dove ognuno si è incaricato di prendere, di trovare lavori possibili da rappresentare l'anno prossimo. In più tutte le proposte che ci arrivano via mail noi le mettiamo in una cartella, le stiamo vagliando tutte e poi uscirà un canovaccio che l'anno prossimo sarà un po' più ridotto di questo, sì, dobbiamo dire la verità, un po' più ridotto, sempre con i soliti filoni, ma ci stiamo lavorando. Insomma, less is more, dicevano, no? Sì. Quindi, insomma, non è facile, perché insomma, mettere i spettacoli è facile, decidere su quelli che invece puntare solo su quelli è ancora più complicato, vuol dire diventare davvero un grande teatro. Sì, perché arriva, giustamente,
perdonatemi, non voglio puntare il dito contro nessuno, ma arriva dallo spettacolo improponibile, cioè con tutta la buona volontà non si riesce. Io sicuro non gli ho mandato nessuno a me come spettacolo. Non si riesce a metterlo in scena. A quelli che sono delle sorprese, perché trovi, parliamo di non professionisti, trovi dei professionisti che hanno creato uno spettacolo talmente bello, talmente coinvolgente, talmente significativo, che a un certo punto non puoi dire no, questi dobbiamo chiedergli se vengono da noi, perché poi giustamente noi chiediamo se vengono da noi, perché come voi potete immaginare i nostri cachet sono stratosferici, no? E quindi c'è anche poi una parte puramente economica da gestire. Sono tante, no, le compagnie che magari hanno deciso anche di fare un po' di sconto, un investimento, e dire vengo a venire un tanto diverso dal solito, cioè, però dove il pubblico però è fedele, viene. Devo dire che a distanza di tempo ancora adesso, e ci fa solo che piacere, qualcuno arriva al teatro e dice ma non lo conoscevo questo teatro, ma che bello. Ecco, adesso che lo conosce, signora, gentilmente, oltre che a prendersi la stagione e se la guarda, a questo punto ci tenga presente, venga. E piano piano ci sono anche le tessere, no? Si possono fare poi, no? Ci sono anche le tessere, sì, c'è anche l'abbonamento, ci sono degli sconti, c'è tutta una serie di cerchiamo passo dopo passo. Gli spettacoli sono sempre verso le 20-30, no? 21. Ma vi assicuro che non sono lunghissimi, quindi in realtà non è che torna a casa alle 2 di notte, a mezzanotte, sono veramente corti, anche perché come il mio caro amico Renato Lombardo diceva che dopo un'ora e mezza, due, è sequestro di persona a teatro, tenere la gente più di quel tempo, quindi giustamente. E secondo me invece è proprio bello vedere come potete scoprire sotto casa, perché davvero, tanto bene, abbiamo zona Marmoni, via Dupré, e scoprire un piccolo gioiello di teatro proprio sotto casa. Bob, io ti ringrazio tantissimo. Ricordaci l'ultimo, prima di chiudere, allora, questo weekend il grande musical, e vediamo anche la locandina. Il musical Murder Ballad, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Giovedì, venerdì e sabato alle 21, domenica alle 19. E il prossimo weekend, un giardino di aranci fatto in casa. Tutto questo al Teatro Guanella, comunque potete trovarlo anche sul sito internet, potete trovarlo, scrivete a noi vi giriamo tutta la stagione, sito internet teatroguanella.com, trovate, comunque mettiamo il link anche in questa diretta. Bob, grazie mille. Grazie a voi che ci ospitate sempre. Mi raccomando, allora, adesso per il vostro debutto come compagnia, l'8 febbraio, giusto? Sì. 8 e 9. Davvero, grazie mille a Roberto Fantucci. Grazie a voi. Del Teatro Guanella, grazie mille anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento ritorna venerdì con una puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.